una ferita aperta e un'occasione mancata, e questo Consiglio Comunale con le due delibere sul Corso San Giorgio conferma gli errori di visione di un'amministrazione comunale che oggi abbiamo scoperto essere anticlericale e antimilitarista, quindi con curiosità la seguiremo nei prossimi mesi. Addirittura ci dicono che l'esercito ha rovinato quell'immobile e che l'unica soluzione a un problema pubblico era privato. Non un privato qualsiasi, ma un privato che guarda al mercato del lusso in una fase storica dove le disuguaglianze aumentano e quindi in cui ci si preoccupa di raccattare l'elemosina delle persone ricche dando la responsabilità a altri. Si è data la colpa al pareggio di bilancio, ci chiediamo se il Partito Democratico il pareggio di bilancio l'ha votato, e si rivendica il fatto che non è questa amministrazione che poteva rivendicare il diritto di prelazione, ma il diritto di prelazione non è mai stato utilizzato neanche per le altre trasformazioni urbanistiche, e invece che ascoltare le numerose voci critiche che si sono levate su questa operazione ci si è preoccupati solo ed esclusivamente di criminalizzare fondamentalmente le voci critiche dicendo che sono strumentali, incapacità di ascolto e volontà di portare a casa l'ennesima privatizzazione di un pezzo di città.